2 novembre la Madonna ha detto nel messaggio: cari figli, vi ho radunati intorno a me nel nome di mio figlio secondo la sua volontà. Non ci abbiamo messo nulla di nostro, se non sì, vengo, accetto la tua chiamata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, l'altare è più del Sinai, l'altare è più del Poberdo, l'altare è la manifestazione, la donazione di Dio all'umanità attraverso il Verbo incarnato, Gesù Cristo. Dovremmo tremare in verità quando ci accostiamo all'altare del Signore. Dovremmo sentire quando siamo indegni, e di questo io chiedo perdono per me, e insieme facciamolo per tutta la terra, perché in questo giorno benedetto, che è la vigilia della eletta fra tutte le donne, la più bella di tutte le creature, in questo giorno che è vigilia dell'apertura della porta della misericordia, possa il Signore attirare a sé i cuori di tutta l'umanità, perché trionfi il cuore immacolato di Maria e il peccato sia dissipato, purificato i cuori dal sangue suo. Chiediamo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, pensiero, parola, opera, omissione, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, O Dio, che nel Vescovo Sant'Ambrogio ci hai dato un insigne maestro della fede cattolica e un esempio di apostolica fortezza, suscita nella Chiesa uomini secondo il tuo cuore, che la guidino con coraggio e sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco, il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua, i luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere, e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, verrà il Signore. Strapperà via il giogo della nostra schiavitù. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore li faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti son perdonati i tuoi peccati».
Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire? Ti sono perdonati i tuoi peccati? Oppure dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio. Pieni di timore, dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Parola del Signore. Era in guerra il Signore? Sì. Erano tutti organizzati i potenti per distruggerlo. E anche adesso questi farisei dal cuore chiuso e indurito, come mai non si accorgono della sua potenza d'amore che guarisce? Che guarisce? Gesù non resiste, non resiste. Dinanzi ad un malato non può non guarire. Solo gli domanda: credi tu che io possa fare questo? Sì, credo, Signore. Poi ci sono anime elette che si offrono al Signore, no? Per esempio, ieri dicevo, facendo la Via Crucis, c'era una suora giovane che stava morendo, aveva questa cancrena, questo cancro che la consumava, e però era giovane. Io le ho domandato: ma tu hai chiesto al Signore la grazia? Come per dire, noi siamo qui a chiedere la grazia, tu l'hai chiesta la grazia al Signore di guarire? Ha detto: e come posso, se io gli ho offerto la vita, adesso riprendermela? Allora è un altro discorso. Ci può essere qualcuno che ha accettato di essere crocifisso e si offre così al Signore, che chiede al Signore di farsi vittima per aiutare Gesù crocifisso a salvare il mondo, a salvare anime, va bene. Ma Gesù, quando gli si chiede un miracolo e glielo si chiede con fede, agisce, opera sempre. Adesso il Signore ha visto che per questo paralitico non era urgente camminare sui suoi piedi, era urgente scioglierlo dalle catene dell'anima. Ti sono rimessi i tuoi peccati. La parola che ci apre al regno, al paradiso, la parola della totale libertà che ci fa gustare la gioia di essere figli. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Voi lo sapete che la Madonna qui a Međugorje, uno dei primi giorni in cui è apparsa sul Poberdo, ha detto a dei pellegrini di andare a confessarsi. Perché? Perché questi pellegrini hanno chiesto ai veggenti: ma noi possiamo toccare la Madonna, visto che non la vediamo, possiamo toccarla? E i veggenti hanno preso le mani, la Madonna ha detto sì. Hanno preso le mani dei pellegrini e hanno permesso che toccassero queste mani il vestito della madre, della Madonna. Alla fine i veggenti hanno visto che questo vestito era macchiato e hanno detto: perché, madre? E lei ha detto: dite a quei pellegrini che vadano a confessarsi il peccato e il pungidone della morte. Siamo peccatori, ma non possiamo essere suoi alleati, no. Siamo peccatori, ma dobbiamo avere compassione di noi stessi e tuttavia invocare da Dio la grazia di liberarci da questa, sì, come diceva San Francesco da Paola e anche il libro dei Proverbi, il peccato è una freccia arrugginita posta nel cuore. Strappala prima che faccia cangrena. Il peccato è il primo
la prima causa di infelicità e di morte. Molti anni fa la Madonna ha detto: cari figli, io voglio che voi siate felici, voglio che voi siate felici, ma con il peccato nessuno può esserlo. La strada della felicità è chiarita. Uno lo sa, però poi si rassegna e pensa: sì, però io sono peccatore, non ci posso fare niente. Ho incontrato un uomo che dice: ma è inutile che mi confesso, perché tanto io lo so, poi farò gli stessi peccati, è inutile confessarsi. No, qui casca l'asino. Io sono un peccatore, ma tu, Signore, puoi tutto. Qui subentra la fede. Tu, Signore, puoi tutto. Tutto posso in colui che mi dà forza. È impossibile qualcosa a Dio? Niente è impossibile a Dio. Dobbiamo marcare a lettere d'oro nel nostro cuore alcune frasi bibliche che sono come le colonne d'angolo che reggono il tempio dell'anima nostra. Niente è impossibile a Dio. Dunque abbi fede. La fede però non basta, amici. La Madonna ha detto qualche anno fa, qualche decennio fa: cari figli, anche i diavoli credono. Il demonio lo sa che Dio c'è, anzi, Dio mi perdoni se devo aprire una parentesi un pochino bruttina che non vorrei toccare, ma i satanisti sanno bene che l'Eucaristia è il Salvatore, il Redentore, il Verbo incarnato, lo sanno bene. Le ostie che non sono consacrate non gli interessano. Siamo noi che non abbiamo fede, cari amici. La fede, ha detto la Madonna, senza atti di amore, ma lo diceva già San Giacomo e lo dice tutta la Scrittura, dimostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La fede, ha detto la Madonna nel messaggio di novembre, senza le opere, San Giacomo direbbe, è morta, ma senza le opere, ha detto la Madonna, è una fede falsa che serve a glorificare se stessa. Per questo vi invito, cari figli, a compiere atti all'amore, a compiere atti di amore, gesti di amore. Cari figli, l'amore vi aprirà le porte del regno e io su queste porte vi attenderò per abbracciare i miei figli. Che meraviglia, che bello, anche morire è bello, anche morire è bello. Se pensiamo che alle porte del regno c'è la madre, pronta ad abbracciare i figli suoi. E uno dice: ma come si fa? È possibile? Ce la faremo ad amare così? E perché no? Se l'unico desiderio di Gesù è che tutti diventiamo lui, l'amore, diventare Gesù, conformarsi a Gesù vuol dire amare, e l'amore è una decisione, diceva Benedetto XVI. L'amore è una decisione, non è un sentimento. I sentimenti passano, l'amore resta, l'amore eterno. Non è un sentimento l'amore. Sì, può essere anche un sentimento, ma fondamentalmente poi diventa la decisione. Voglio il bene a tutti i costi, anche a costo della vita. E cari amici, quanto è meravigliosa questa promessa. Ho detto a Padre Francesco di interrompermi appena vede che mi allungo un pochino, perché non vi voglio stancare. Quanto è meraviglioso, ma dovremmo leggere e rileggere. Qui la parola di Dio è luce ai nostri passi, è vita della nostra vita, come l'Eucaristia. Vi ricordo che la Madonna nell'ultimo messaggio, e io penso che voi i messaggi della Madonna li leggete e rileggete, ha detto: cari figli, la Chiesa è indistruttibile perché mio figlio le ha dato il cuore, un cuore, l'Eucaristia. E vi ricordo che non solo noi nell'Eucaristia mangiamo il cuore di Cristo. Questo cuore di Cristo è stato attestato scientificamente a Lanciano, quando il Vescovo pochi decenni fa, 20-30 anni fa, ha fatto fare le ricerche secondo le ultime possibilità che la scienza ci offre, ed è venuto fuori che quest'ostia diventata carne e questo vino diventato sangue 800 anni fa
è vivo. Non solo è vivo, ma la scienza ha scoperto che la carne, all'angiano potete adorare questo miracolo, la carne appartiene al miocardio, il cuore di Gesù, e l'Eucaristia, ed è il cuore della Chiesa. Una volta la Madonna ha detto: cari figli, se mangiare la carne di mio figlio è per voi la cosa più importante delle vostre giornate, allora non abbiate paura, potete tutto. E quando la folla era davanti alla casa canonica, perché tutti cercavano di entrare nella piccola stanzetta dove i piccoli veggenti avevano le apparizioni, tutti lo desideravano, ma l'accesso era dato ai malati e ai sacerdoti, ma quelli che potevano entrare, la Madonna ha detto: cari figli, sappiate che quando questa folla starà come adesso davanti al Santissimo Sacramento, ha capito tutto. Si rallegrino il deserto e la terra arida, l'anima tua si rallegri. Se è un deserto, si rallegri, la terra arida della tua anima, si rallegri, perché adesso sgorgeranno fiumi nel deserto, fiumi d'acqua viva dal costato di Gesù Cristo. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fiumi. Si rallegrino, le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Chi avrà indotto molti alla giustizia brillerà come le stelle per sempre. Potrei continuare, ma non è giusto. Pregate perché in mezzo alla totale tragedia umana risplende Gesù, il Salvatore. E basta piegarsi. Basta porsi davanti a Lui e rinasce il tuo cuore essiccato, il tuo cuore distrutto, rovinato, marcito dal peccato. Tutto rinasce, il deserto rifiorisce, la vita ricomincia. E possiamo, e chi potrebbe negarlo? Dopo che abbiamo incontrato il perdono di Dio nell'anima, nel cuore, chi può dire Dio non c'è? Dopo che abbiamo sperimentato che Gesù è risorto nella nostra vita, chi può più negare Dio? E dopo che abbiamo visto gli effetti meravigliosi che la compagnia di questa mamma produce nel nostro cuore, chi può negare che lei qui è presente? Siamo chiamati, dice l'Apostolo Pietro, noi che siamo stati costituiti come nazione santa, popolo sacerdotale e regale, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Fratelli e sorelle, il grande vescovo Ambrogio fu protettore degli oppressi, tenace avversario degli eretici, fustigatore di principi e nel contempo mite, dolce e amico. Alla sua potente intercessione presso Dio affidiamo la nostra preghiera. Per intercessione di Sant'Ambrogio, ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità cristiana si abbeveri alle sorgenti della parola di Dio, sull'invito di Sant'Ambrogio. Bevi al primo per invogliare la tua sete, al secondo per appagarla. Preghiamo.
perché l'apostolica fortezza che ha animato Sant'Ambrogio nell'affermare la libertà della Chiesa dal potere politico senza cedere a compromessi sia imitata dai responsabili della Chiesa per difenderla dai lupi rapaci. Preghiamo. Perché l'attualità del messaggio di Sant'Ambrogio circa la verginità consacrata continui oggi nella Chiesa di Dio, alla luce della teologia mariana, la carne che in un uomo e in una donna è stata cacciata dal paradiso fu nuovamente collegata con Dio attraverso una vergine. Preghiamo. O Dio, forza dei credenti e sostegno degli umili, concedi alla tua Chiesa che venera Sant'Ambrogio di trarre nuovo vigore dall'esempio della sua vita generosa e nuovi tesori di sapienza dai suoi mirabili insegnamenti, per Cristo nostro Signore. Guarda questa offerta, guarda noi Signore. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, ricco di misericordia. Venga su di noi, o Padre, il tuo Santo Spirito, nella celebrazione dei divini misteri, e ci riempia di quella luce evangelica che fece di Sant'Ambrogio un ardente apostolo della fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno invranto la tua alleanza e tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù tuo Figlio e nostro Redentore, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo all'immenso coro degli angeli e dei santi per cantare la tua gloria. Benedetto colui che viene.
Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno di amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza. Egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutte in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che ricongiunge a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo e donaci la forza dello Spirito Santo perché, vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo. Custodisci tutti noi, in comunione di fede e di amore, qui il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ratko. Aiutaci a costruire insieme il tuo regno fino al giorno in cui verremo davanti a te nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e i nostri fratelli defunti, che raccomandiamo alla tua misericordia. Allora, nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione e dalla morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo,
con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiamoci un segno di comunione fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per ricevere l'Eucaristia formiamo i corridoi, ci mettiamo uno di fronte all'altro, lasciando lo spazio per i sacerdoti che verranno da voi. Ci spostiamo in silenzio e manteniamo il raccoglimento. Ricordiamo a tutti coloro che ricevono l'Eucaristia sulle mani di consumarla davanti al sacerdote. Prestate attenzione alle vostre borse e ai vostri documenti, non li lasciate incustoditi.
Oremos. O Dio che ci hai allietato con la partecipazione a questo sacro convito, nel ricordo di Sant'Ambrogio, fa che raccogliamo in una nuova vita il frutto felice del nostro fedele servizio. Per Cristo nostro Signore. Qualche avviso della parrocchia. Il primo per le confessioni in italiano, che inizieranno a partire dalle ore 17, qui nei confessionali esterni, anche grazie di cuore ai sacerdoti che aiuteranno per le confessioni dei pellegrini italiani. Il programma di preghiera incomincerà alle 17 con il Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa e dopo la Santa Messa la preghiera di guarigione e la terza parte del Santo Rosario. È possibile ascoltare la traduzione simultanea della Messa e della preghiera di guarigione con le radioline alla frequenza 99.7 per la lingua italiana. La messa in italiano, domani che è solennità, sarà alle 9. La messa per gli italiani domani alle 9. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Buona festa dell'Immacolata e anche buon anno giubilare. E adesso benediciamo gli oggetti che avete con voi. Il Signore con la potenza del suo Santo Spirito benedica gli oggetti che avete perché siano strumenti di conversione, di santificazione e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.